Il lunedì è già di per sé un giorno pesante, si torna al lavoro, per chi ce l'ha. Riaprono le scuole, insomma, riprende il tran tran quotidiano, ma dall'inizio di settembre a Salerno, per gli automobilisti, soprattutto quelli che arrivano dalla Valle dell'Irno, a tutto questo c'è da aggiungere il traffico che è diventata una vera e propria croce. Questa mattina sul raccordo Avellino-Salerno in direzione Salerno si è battuto ogni record con code che sono arrivate a sfiorare anche i 7 km. Inutile dire dei disagi che migliaia di persone hanno dovuto affrontare e subire con ritardi che si sono accumulati, superando in alcuni casi anche i 30 minuti. Eppure c'erano stati incontri in prefettura per cercare soluzioni che riuscissero a coniugare le necessità dei lavori che interessano la tangenziale della città e le esigenze di chi si sposta in automobile. Il primo lo scorso 7 settembre, con prefetto, rappresentanti dell'ANAS, sindaci e loro delegati per i comuni di Salerno, Baronissi, Fisciano, Pellezzano, Mercato San Severino. Si è scoperto in quella sede almeno che i lavori dovrebbero durare un anno e di conseguenza avranno la stessa durata le criticità attuali connesse al confluire sulla tangenziale di 3 flussi viari, A2 raccordo Salerno-Avellino, A3 Napoli-Salerno e la strada statale 88 dei due principati. Disagi che interessano anche i percorsi alternativi sulle strade interne, con gli automobilisti che, cercando di sfuggire all'imbuto di fratte, mandano in tilt anche la viabilità ordinaria. Le amministrazioni comunali avevano chiesto un'adeguata informazione istituzionale, un efficace coordinamento tra le società competenti sui diversi tratti autostradali ed il prefetto aveva proposto l'istituzione di un tavolo tecnico con ANAS, tecnici comunali, polizie locali e polizia stradale per individuare soluzioni alternative per la viabilità. Ma la proposta è rimasta su carta e, fa sapere il sindaco di Pellezzano Morra, al momento di quanto programmato nulla è stato fatto. Si era chiesto per esempio di far lavorare anche nei giorni festivi per velocizzare i cantieri, ma sabato e domenica questi sono rimasti chiusi ed intanto si avvicina a novembre e con esso l'inizio di luci d'artista, quando insieme al traffico abituale arriverà anche quello dei visitatori della kermesse salernitana. È facile prevedere, non c'è bisogno insomma di essere un mago, quello che potrà accadere.